Seconda prova di campionato italiano qui a Trieste e se Trieste mantiene le tradizioni il mare non sarà dei più calmi. Un percorso tra l'altro anche piuttosto lungo e complicato. Staremo a vedere che cosa succede. La partenza di una gara di offshore non è determinante ai fini della classifica finale, ma di certo è una bagarra vincente sia da seguire sia per chi la vive da dentro l'abitacolo, che si trova di fronte a veri e propri muri d'acqua. È stato così anche a Trieste e la nostra piccola telecamera posizionata sul Mitsubishi di Duilio Boffi e Marco Riganti ce lo ha ampiamente confermato. Trieste comunque di emozioni ne ha offerte anche di altro tipo. Il mare burrascoso ha provocato una rigidissima selezione. Delle 20 barche partite, solo 4 ne sono arrivate. Ed è successo un po' di tutto. Pericolosi testa coda, voli al limite tra un'onda e l'altra. Problemi di natura diversa, come la timoneria per l'SDA di Edoardo Vincenzo Polli, o il motore per il Mitsubishi, o il trim per il Fresh and Clean. Mentre una terribile infilata ha interrotto la bella corsa del Jack Daniels, che dopo aver capottato con il suo equipaggio fortunatamente tratto in salvo, si è inabissato nel tratto di mare proprio davanti al Golfo di Trieste. Praticamente abbiamo preso la curva allegramente, ci siamo trovati un mare incredibile contro, la curva era a circa 9500 gradi. Un mare incredibile contro, la barca, un catamarano come tu sai, si è infilata con una delle due punte e ha fatto praticamente compasso e poi si è incappottata e noi ci siamo trovati improvvisamente sott'acqua con questa barca per cappello. Un brutto spavento per Enrico Di Marco e i suoi compagni, a cui sono andati in soccorso sia il Chesterfield che l'Annabella, che tra l'altro occupavano le primissime posizioni. Così la volata di Casiraghi e Patrizio Innocenti con il loro Pinot di Pinot è proseguita incontrastata fino alla fine. Una splendida prestazione che ha sottolineato l'ottimo rapporto peso-potenza dell'imbarcazione motorizzata a SeaTech e l'abilità dei suoi piloti, marcati fino alla fine dall'affidabile Sireg di Capoferri e Curioni e dal Chesterfield di Vittorio Missoni e Gianni Arnaboldi. Una gara sbagliata il percorso, perché un percorso lungo così non si fa con un mare così, con i catamarani, perché non ci stavano neanche le barche di soccorso. Eravamo da soli e andavamo forte e abbiamo amministrato la gara, poi abbiamo preso vantaggio e non c'è stato problema. Secondo te come mai quest'anno in ogni gara una barca che affonda? Ma è normale, perché questi sono dei catamarani. I catamarani hanno una forma estremamente aerodinamica, molto bassa sull'acqua. Penso che l'unico catamarano che ha delle caratteristiche della monocarena è il mio. C'era mare in certi punti di prua, in altri al traverso, in altri al mascone. Un mare molto secco con un'onda corta e dura, molto vento, per cui molte volte il vento ci ha spostato mentre eravamo per aria. Una cosa è certa, quel Pinot di Pinot davanti proprio era lontano, di quello te ne rendevi conto? Sì, la conosco bene, era la mia barca dell'anno scorso e sapeva che su questo mare aveva qualche cosa in più. Voi avete visto proprio l'infilata? Abbiamo visto l'infilata, la barca che affondava, prima si è girata e poi a poco è andata giù di per di quel poco. Per quel che vi riguarda invece Vittorio, terzi, quindi soddisfacente. Sì, è un terzo diciamo che dà soddisfazione, ma purtroppo l'aver visto quello che è successo all'altra barca del nostro team non è che ci ha rallegrato molto.